Entriamo un momentino nell'argomento di una possibile responsabilità umana nei confronti dell'esistenza e vediamo se è giusto che un creatore dell'uomo sottoponga la sua creatura a quel giudizio universale che tutte le fedi credono ci sarà alla fine, con buoni che saranno esaltati e cattivi che saranno condannati alla eterna Geenna, di cui parlò anche Gesù. Vediamo se è possibile una giustizia divina poggiata su queste condizioni. Intanto, giustizia divina che cosa significa? Una giustizia secondo i criteri umani? Credo che io stia facendo capire con una certa precisione che per divino non debba essere inteso qualcosa di chissà che cosa, ma semplicemente di qualcosa che trascende la nostra realtà. Laddove la nostra realtà avanza nel tempo, il trascendere questa realtà significa farla retrocedere nel tempo, perché si trascende qualcosa che si comprende come reale solo quando la si inverte nella sua dinamica temporale, ossia noi vediamo andare in avanti ciò che sotto il profilo trascendente sta andando indietro nel tempo. Noi vediamo l'uomo andare realmente verso il futuro della morte, la dinamica trascendente questa e dunque divina è quella di un uomo che dalla morte va verso la vita eterna, partendo da quella condizione di massima differenziazione tra i morti per arrivare a quella di massima uguaglianza tra tutti gli uomini quando escono dal grembo materno e sono aperti a ogni più rosea possibilità. Ecco, il Signore, creatore di questa realtà, è mai possibile che crei una parte di umanità che sia inadeguata al compito cui il Creatore l'ha chiamata? Sarebbe assolutamente illogico. Denoterebbe un creatore un po' così superficiale, non tanto giusto, disgraziato. Perché? Perché il creatore che sa cosa crea e chi crea e sa che è un uomo avventato, incapace di seguire i consigli, che è distratto, fa di testa sua, non può dargli incarichi responsabilizzandolo. Se tu responsabilizzi un irresponsabile, chi è veramente irresponsabile? Sei tu. E se non arrivate a capirlo, mettetevi nei panni di un genitore che sa di avere un figlio piccolo che infila le dita dappertutto e che abbia in casa sua tutte prese della corrente, nelle quali è possibile infilare dei fili di ferro e essere fulminati. Lui sa bene com'è questo figlio, che fa di tutto. Ebbene, questo genitore, conoscendo bene com'è suo figlio, è responsabile se gli lascia questo pericolo mortale lì in modo che
il povero piccolo incosciente vada lì e resti fulminato? Oppure, sapete che vostro figlio non guarda, non è attento, è sempre distratto. Quando attraversa la strada bisogna che siate con lui, perché lui non guarda se c'è traffico, prende e attraversa. Voi lo mandate solo a prendere il latte dall'altra parte della strada, che sapete bene è piena di traffico? Se lo fate, chi è il responsabile? Questo povero ragazzo che è fatto così? O voi che lo avete mandato? Ecco, Dio, che a differenza di voi, che non sapete se questo ragazzo andrà a infilarci le dita nella presa di corrente, oppure finirà sotto un'automobile perché sarà stato distratto, Dio, che conosce tutto, sa già che cosa farete voi. E dunque, sapendo che voi metterete le dita in quella presa di corrente, oppure attraverserete la strada e finirete travolti, sapendolo, lo mandereste vostro figlio a comprare il latte? Lo lascereste solo in casa con le prese a portata di mano? Oppure lo accompagnate? Oppure mettete le prese a un'altezza tale che egli non ci arrivi? Ecco, qui si tratta proprio di osservare la qualità di giustizia del Creatore. Perché se la qualità è quella che risulterebbe da quello che io vi sto dicendo, il Creatore ha una scarsa qualità di responsabilità, perché affida palesemente una responsabilità a chi egli sa già che nella ipotetica libertà di scelta della creatura egli ne farà un cattivo uso. Vi faccio ancora un altro esempio. Immaginate che voi siate marito e moglie di una figliolanza che non arriva. Allora andate da un esperto di quelli che fanno l'inseminazione artificiale, che fanno tutte queste cose che si fanno oggi per agevolare chi non riesce ad avere figli. E il dottore vi dice: dobbiamo fare delle cure, ma noi useremo dei farmaci per queste cure. Il risultato potrebbe essere che la prole non è del tutto normale, rischia di venire al mondo con delle gravi difficoltà. Cosa fate? Andiamo avanti? Se voi, come genitori, per la bramosia di essere genitori, accettate questo rischio sulla pelle di vostro figlio, potreste colpevolizzare il vostro figlio quando nascerà di essere menomato? O siete voi i responsabili che proprio per la bramosia di essere padre e madre lo mettete al mondo nonostante tutto? Vedete, non c'è possibilità di un castigo per una creatura che sia vero frutto della creazione di un padre buono. O il padre è come l'esempio che vi ho fatto, un ambizioso che vuole avere dei figli, e allora accetta il rischio e ha i figli che ha. Una parte andranno in paradiso, una parte andranno nel castigo eterno, laddove poi in questo castigo eterno dovrebbe essere messo proprio lui, il padre che ha creato questo male eterno per delle creature che non hanno colpa di essere state caricate e sollecitate di troppe responsabilità. La logica umana impone che l'uomo
fissi una soglia di giustizia, tanto che al di sopra si sia giustificati, al di sotto no. Questa è la logica umana. La logica divina è esattamente uguale e contraria. Cosa significa? Che c'è una promozione anche con lo 0,0001 se la persona ha fatto tutto il possibile. Nella logica umana, il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto può essere giudicato mezzo pieno, mezzo vuoto, secondo la logica umana. Secondo la logica divina, vale solo per quel pieno che c'è dentro. Per cui, se in un bicchiere c'è solo una goccettina piccolissima di bene, il contenuto di quel bicchiere va valutato per il bene che c'è dentro. Il bene che manca, manca, non c'è, non può essere colpevolizzato, perché non c'è, perché la creazione di tutto ciò non è avvenuta da parte del soggetto, ma del creatore del soggetto che l'ha creato così, con un bicchiere con appena un atomo, una molecola di vino. Ecco, io vi rassicuro, tutti saremo promossi, tutti, perché ognuno sarà valutato per quel bene che ha. Non importa quanto sia, ma nel giudizio umano, chi si presenta con un grande quantitativo di denaro e lo offre dà molto, chi si presenta con pochi spiccioli dà nulla, quasi quasi farebbe anche bene a tenerselo per sé, non porta proprio nulla. La giustizia divina, ossia trascendente questa, ha un giudizio esattamente uguale al contrario. Il piccolo è più importante del grande. Perché nella giustizia divina vale questo? Perché il piccolo è piccolo sì, ma in grandezza, mentre il grande è grande in piccolezza. Ossia, i termini della questione sono esattamente rovesciati. C'è N su 1, il quale N si avvale di quell'uno lì. Sembra un uno che non conta niente, e invece sopra la barretta della frazione, quell'uno lì piccolo piccolo sostiene tutto N. Andate a toccare un uomo, uno solo del mondo, dicendo che non conta niente, possiamo accettare tranquillamente che muoia e paghi il costo di tutto, tanto sparisce un uomo. Questa è la giustizia umana, che conta cosa valgono 7 miliardi di persone nei confronti di una persona sola. La giustizia divina inverte questo rapporto. C'è una bella lineetta, sotto ci sono 7 miliardi di persone che sostengono una sola. Se il valore di una sola persona si perde, e accade in tutte e 7 miliardi di persone, crolla tutto il numero. Perché 7 miliardi di persone moltiplicate per 0 diventa 0. Allora sono i 7 miliardi di persone che devono sostenere la dignità di ciascuno. Perché se tutta l'umanità non sostiene la dignità di uno solo, perde tutto
il suo valore. Ecco, noi oltretutto siamo in una botte di ferro, perché la vita, che come in ogni linea ha sempre due progressioni possibili, una da destra verso sinistra e l'altra da sinistra verso destra, come in ogni dinamica, ne ha due, uguali e contrarie. Una è in apparenza un bambino che diventa vecchio e muore. Questa apparenza, come del sole che sorge, invecchia e tramonta, è dovuta alla dinamica inversa di un qualcosa che sia vivo e osservi e si sposti dalla fine verso il principio. Questo è lo spirito umano che avanza dalla morte verso l'infanzia e di conseguenza vede tutto il mondo andare nel verso opposto, dall'infanzia verso la morte. Dunque sono due i possibili percorsi e ci sono tutti e due. Quello scienziato che nega l'esistenza del trascendente e dice non esiste il valore divino, ignora che il valore divino è quello trascendente e riguarda la dinamica uguale e contraria a quella reale che vedi. Visto che la legge sua, scientifica, gli dice che non esiste una dinamica senza quella uguale e contraria, e questa dinamica è quella della realtà, uno scienziato, che sia veramente scienziato, ossia uomo di scienza, uomo di conoscenza, non può accettare l'esistenza di questa dinamica reale senza la dinamica divina e trascendente che viene dall'altra parte, perché azione e azione uguale e contraria esistono entrambe. Terzo fondamentale principio della legge dinamica. Ecco perché siamo comunque in una botte di ferro, perché in questo primo tratto della vita c'è la fede, c'è la religione che ti dice convertiti, convertiti. Che significa convertirsi? Significa sposare già ora le ragioni divine, quelle trascendenti, ossia quelle che negano i valori che appaiono ora in questa dinamica reale che noi vediamo. In questa dinamica reale vale chi diventa ricco a discapito di tanti altri che sono impoveriti dal fatto che il denaro se lo prende tutto lui e lo leva agli altri. Questo è l'uomo che vale nella dinamica di adesso, quella reale. Ebbene, questa dinamica deve essere, prima che l'uomo muoia, sovvertita. Non è questo che deve contare, ma deve contare il contrario, l'esatta dinamica al contrario, di uno che da ricco diventa povero perché dona tutte le sue ricchezze ai poveretti che non le hanno. Ecco, l'uomo deve, prima di morire, abbracciare la logica trascendente, ossia quella che rovescia direttamente la dinamica che vedete ora. Per cui, secondo la logica umana, fa bene chi si riempie le tasche e le svuota agli altri, perché è un uomo di successo. Nella dinamica divina, questo non è un uomo di successo, questo è un uomo di insuccesso, perché ha fatto esattamente quello che non andava fatto. Andava fatto il contrario, doveva prendere tutto quello che aveva nelle sue tasche e donarlo ai poveri. Fu il consiglio che Gesù diede al giovane ricco. Era un giovane ricco di valori, li aveva tutti. Era ricco, ma
donava il frutto delle sue ricchezze agli altri. E quindi era sulla linea giusta, ma fondava tutto sulle sue ricchezze, sul fatto che egli le avesse, le conservasse e le gestisse di testa sua. Non intendeva che tutto è donato da Dio, intendeva che tutto è opera sua. Di conseguenza, finché egli è ricco, può donare. E quindi, in primo luogo, egli deve essere ricco, perché se egli non è ricco, che cosa dona più? Ora, quando andò da Gesù e voleva sapere come si fa ad essere perfetti, perché era una persona scrupolosa, voleva la perfezione, in cuor suo sperava in una lode e sperava che Gesù lo confermasse nelle sue idee e gli dicesse: bravo ragazzo, quello che devi fare è di tornare al tuo paese e di fare in modo che tu non sia l'unico ad agire così. Quando tutti agiranno come te, allora sarà risolto il problema. E invece Gesù gli disse: torna a casa tua, vendi tutto quello che hai e donalo ai poveri, poi seguimi. Ossia, gli chiese una conversione esatta nel suo comportamento. Non doveva basare tutto sulla sua ricchezza di ogni tipo, ma su Dio, che è l'unico responsabile vero della nostra esistenza. Doveva affidarsi a Dio e non alle sue ricchezze. Invece egli si affidava alle sue ricchezze. Guardate che chi è responsabile, chi è pieno del criterio umano di responsabilità personale, si comporta esattamente come il giovane ricco. Non lo trovate solo in uomini normali, lo trovate anche nei papi, lo abbiamo visto di recente, in Papa Benedetto XVI, addirittura un teologo. Un papa teologo. Cosa fa il papa teologo? Quando si accorge di non avere più il bene personale della gioventù, della freschezza di idee, del valore della sua persona che è rimasto intatto per la salute, e quindi si accorge di essere sminuito nella sua persona, se ne va. Perché? Perché crede che tutto venga dalla sua persona. Certo, ti dirà, sotto il profilo del credere teologico, che tutto viene da Dio, però crede che tutto viene da Dio, ma Dio si affida su di te e ti dice: ecco, tu devi fare al posto mio. E Papa Benedetto XVI dice: sono diventato vecchio, un po' rincitrullito, non sono più fresco di idee come ero un tempo, non ho l'energia per fronteggiare tutte le frange della Chiesa qui che scappano ognuna per la parte sua, ci vuole un altro che abbia quello che io non ho in modo adeguato al problema. E se ne va. Fonda innanzitutto la sua personale responsabilità. E invece bisogna veramente convertirsi. Può essere un papa teologo, ma hai bisogno di conversione. Perché? Perché non devi affidarti su di te, su cosa hai di beni materiali o di beni spirituali, ma devi avere fiducia in Dio, che è chi fa tutto e chi disfa tutto. Ossia, devi credere nel valore trascendente, quello reale. In quello reale sembra che sia tu a fare,
Nel valore trascendente chi fa tutto è Dio. Di conseguenza, vedete, il problema della conversione è, per adesso, lasciato alla libera scelta ideale di ciascuno di noi. È un problema ideale, morale, che riguarda il volere di ognuno di noi, che poi all'atto pratico non è libero di farlo o no, perché ciascuno di noi è in un disegno. Perché nei due versi uguali e contrari, Dio doveva scegliere dove fosse la libertà. Da una parte ce n'è uno che è piccolo, è una vita corta, al massimo arriva a 100, 120 anni. Dall'altra parte c'è l'eternità. Da una parte l'uomo fa esperienza piccolissima della sua vita, perché messo in relazione a tutta la vita che c'è oggi soltanto sulla Terra, è un 7 miliardesimo di esistenza. È pochissimo. Se lo mettessimo in rapporto a tutta l'umanità, da che è iniziata a quando finirà tra milioni di anni, la vita umana singola sembrerebbe essere poco più di nulla. Quindi, sui due piani della bilancia, abbiamo da una parte qualcosa che non conta quasi nulla, perché è nella forma matematica di 1 su n, laddove n è un numero mostruoso. Un ennesimo di vita è una vita piccolissima. Nell'altro campo c'è n su 1, che è una vita mostruosamente immensa, sconfinata. Ecco, il bilancio fatto da Dio non è un bilancio di uguaglianza, perché i due piatti sono estremamente disuguali. Uno è piccolissimo, 1 su n, l'altro è immensamente grande, è n su 1. Se fossero uguali, mettete una x così, avreste che la parte di sopra e la parte di sotto sono uguali. Invece abbiamo un rapporto in cui la parte sotto è piccolissima, proprio un trattino così, la parte sopra è immensa, è infinita. In questo modo si gioca n su 1. Da una parte c'è una v immensa, dall'altra parte c'è una piccolissima V rovesciata, piccolissima. Abbiamo una clessidra, tanto per avere un'idea un po' più, che ha da una parte un invasamento mostruosamente grande, dall'altra parte c'è un clessidrino piccolo piccolo, una parte rovesciata che è piccolissima. Questo è il bilancio che fa Dio. L'uomo direbbe: sono sbilanciati, perché questo non pesa niente rispetto a questo. Ma è l'uomo che crede in questa ottica reale. L'ottica di Dio è: sono parti uguali della stessa unità. Perché tu guardi in prospettiva, caro uomo, per te 1 su n è nel criterio della grandezza. Per me non è nel criterio della grandezza, per me c'è 1 e c'è n. La stessa cosa che giudichi tu, ma mentre tu metti in rapporto l'uno con l'altro, io faccio semplicemente la cosa opposta, metto in rapporto l'altro con l'uno. E visto che le quantità sono sempre le stesse, è sempre l'unità, 1 sei tu e 1 è tutto il resto, sempre 1 è. Ora a questo punto voi mi dite, secondo la logica umana, no, è qui, Amadeo, non ci siamo, proprio non ci siamo. Un uomo è 1, 7 miliardi di uomini sono 7 miliardi di uomini, non sono 1. Tu ti sbagli.
usate la logica umana. La logica divina qual è? Quella della verità. La verità, qual è la verità? Che l'essere ha un Dio. L'essere è uno solo. Di conseguenza, ogni essere animato è sempre lui, è sempre l'essere. Che sia piccolo piccolo o sia grande grande, è sempre e solo Dio in essere, in ogni essere. Che tu sia una piccola e sola ostia consacrata, di quelle che vai alla messa a prendere alla comunione, o i miliardi di ostie consacrate che ci sono nelle altre chiese, o in quelle che tu non prendi, prendi sempre tutto intero Gesù Cristo. Gesù Cristo c'è sia in una singola ostia, sia in tutte quante le ostie che esistono e sono consacrate in tutte le chiese, e anche in quella tra le ostie che non hai preso tu. Allo stesso modo, in ogni vita umana c'è sempre e solo un unico Dio. E quindi che tu sia uno e la moltitudine degli uomini sia una moltitudine, ma sempre espressa nella forma essenziale di un unico essere, c'è un essere qui e un essere qui. Hanno assunto solo una forma, da una parte delimitata nell'unità tua, c'è tutto Dio, tutto quanto nella croce di te stesso. Nell'altra parte Dio si è diviso tra tutti i 7 miliardi di uomini, e sono sempre tutti quanti Dio, ma sembrano cose diverse, perché sono personaggi diversi animati sempre da un unico Dio. E se fate fatica a capire, provate a immaginare un romanzo che sia opera creativa di un uomo. Prendete il solito esempio che faccio io di Alessandro Manzoni, che ha scritto I Promessi Sposi, e prendiamo da una parte un personaggio solo, uno, non so, Don Rodrigo, uno, e mettiamolo a confronto con tutti gli altri. Voi direte, Don Rodrigo è uno, gli altri sono tanti, c'è questo, 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 li conti e vedi che sono più di 100. E dici, non sono la stessa cosa, ma sotto il profilo della vita del creatore c'è Don Rodrigo che è creato, e quindi la sua animazione è gesto di vita del Manzoni mentre lo anima, allo stesso modo in cui anima tutto il resto di tutta la sua creazione. Quindi che l'uomo sia uno o una infinità di uomini, che ci sia soltanto un microbo o ci sia tutto il resto, c'è sempre il segno di un solo creatore, sia da una parte sia dall'altra. Quindi il bilancio divino avviene tra un Dio in una persona sola, nella croce della persona, e un Dio che è distribuito e è in comunione su tutto il resto della vita. È sempre Dio che si mette a confronto con se stesso e, entrato in un dettaglio di vita in te, ti dà l'incarico, tu o il prossimo, e te lo fa considerare a livello di uguaglianza, da una parte il bene tuo, dall'altra parte il bene di tutti gli altri, e lo devi valutare sulla stessa bilancia, perché sia tu sia tutto il resto è sempre uno e un solo Dio. Ecco come la logica divina è proprio contraria a quella dell'uomo. L'uomo guarda i numeri, Dio guarda l'essenza che anima il numero. Ecco, ora
osserviamo in che modo la giustizia di Dio viene incontro a questa prima fase della vita umana in cui è lasciato al libero spirito dell'uomo, libero, sì, il libero arbitrio esiste anche in una storia che è quella che è e non può essere cambiata, è il libero arbitrio che è lasciato a un soggetto. Voi dite, ma se io non sono libero di cambiare la mia vita, non sono libero, perché tu ti confondi con il progetto. Ma dimmi un po', quando tu vedi un film che è quello che è, che non puoi cambiare minimamente, oppure quando leggi un libro che è quello che è e non puoi cambiarne una sola virgola, forse che il tuo spirito è schiavo. Non sei, mentre leggi o mentre vedi il film, a tu per tu con quell'esempio di vita, tanto che reagisci di fronte a una scena di orrore. E mentre leggi o mentre vedi, provi nell'animo delle libere reazioni, di gusto o di disgusto. Ti piace o non ti piace quello che vedi? E non siete tutti uguali, perché messi di fronte allo stesso film visto da due persone, a te piacerà una cosa, a quell'altro ne piacerà un'altra. Quello che piace a te magari dispiace a lui. Come mai, se è sempre lo stesso film, esiste questa disparità di gusto? Perché siete liberi di fronte a un'opera. Anzi, la libertà viene proprio quando non avete l'obbligo di creare quell'opera. Quando create quell'opera, allora sì, siete un po' schiavi dell'opera. Perché se Dio crea un soggetto e in esso c'è un personaggio, innanzitutto decide in se stesso se quel personaggio lì deve far parte di un personaggio buono o cattivo, se deve essere un albero che produce frutti buoni, frutti mediocri o frutti velenosi. Una volta che il creatore ha fissato il tipo di albero, in un certo senso si è legato le mani, perché quell'albero lì, disegnato come un albero cattivo, nella sua opera descrittiva dovrà fare frutti cattivi. Il genere che Dio fissa per un personaggio, buono o cattivo, un po' vincola le mani a chi lo crea, perché deve tenerne conto. Io voglio che quello lì sia un personaggio cattivo, magari voglio che poi, come accade nel romanzo, si converta e da cattivo diventi buono. Ecco, la libertà del creatore c'è sempre, perché non è vincolato a un personaggio. Una volta che lo ha fatto una carogna, deve rimanere sempre una carogna. Il creatore è libero di prendere il personaggio carogna e poi convertirlo. Se il personaggio si converte, è opera del creatore, se realmente si converte. Ma nel cuore, libero di ognuno, lo spirito umano non dipende dall'opera che sta leggendo, e la sua libertà viene proprio perché non ha l'obbligo di scriverla quell'opera, perché se avesse l'obbligo di scriverla sarebbe vincolato del tipo di albero che è lui. Sono un albero cattivo, quindi devo fare frutti cattivi. Invece, se tu sei un albero cattivo disegnato così, la tua anima, vedendo la tua cattiveria, può liberamente inorridire di te stesso e in cuor suo giudicare pessimo quello che stai facendo. Però sei debole, sei quello che sei, sei fatto di carne e alla fine cedi e lo fai, ma volentieri. Provi disgusto
per quello che stai vedendo fatto dal tuo personaggio e hai la libertà di prendere le distanze ideali dalle cose reali fatte dal personaggio. Ripeto, se tu avessi la necessità, l'obbligo di creare quella storia, avresti un po' le mani legate. E invece non hai le mani legate per niente quando giudichi la storia di un altro. Giudicare la storia di un altro non ti mette nelle condizioni di favoreggiare per quell'altro. Invece se la storia è la tua, tu avresti sempre un occhio privilegiato perché è la storia tua. Se è la storia di un altro, sei proprio libero. Bella o brutta, una cosa grande o una cosa schifosa. La vera libertà di giudizio c'è quando l'opera non è tua, ma la devi conoscere, la devi sviscerare, la devi vedere in tutte le sue possibilità. E allora attui in primo luogo un percorso reale. In questo, ripeto, tu hai la libertà spirituale di convertirti già adesso. Se non lo fai, è perché nel disegno la conversione dell'innominato c'è solo quando il Manzoni decide nella storia di fargli incontrare il cardinale Borromeo, dopodiché l'innominato si converte, ma che l'innominato si sia convertito lo ha deciso il Manzoni, non l'innominato. Il personaggio innominato nel romanzo è schiavo di cosa decide per lui il Manzoni. Se c'è uno vivo dentro che lo giudica, può prendere però prima le distanze dal suo personaggio, perché allora si mette a giudicare liberamente l'opera del Manzoni come tu che la leggi. Tu che la leggi e sai che è del Manzoni, puoi arrivare a dire Manzoni è un coglione, Manzoni è bravo, Manzoni sì, è parte oramai di una letteratura superata, oggi nel giorno di adesso noi abbiamo altri modi, altre forme, abbiamo altro. Ecco la vera libertà dello spirito, prendere le distanze dal proprio personaggio, ossia convertire già da subito l'occhio sulla tua importanza nei confronti degli altri. Gli altri sono più importanti di te. E questo è il frutto della tua conversione. Non è giusto che tu arricchisca di bene a discapito degli altri, ma è giusto proprio il contrario, che tu impoverisca a vantaggio degli altri. Questa è la conversione del cuore. La conversione del personaggio fa parte della storia scritta dall'autore della storia, non dipende da noi. E su questo piatto della bilancia, quello della nostra realtà, c'è la schiavitù al personaggio. Ma ripeto, è una schiavitù che riguarda una clessidra piccola, piccola, piccola. Quella dall'altra parte è una clessidra immensa. Vale la pena perdere un po' in quella clessidrina piccola piccola che vedremo solo per 120 anni al massimo, perché poi per l'eternità noi si sia liberi. Meglio essere schiavi in questo piccolo microscopico momento di vita nei confronti dell'eternità, affinché si sia liberi dopo. Invece tutti voi, nella logica umana, vorreste la libertà ora, quella fattiva ora. Bella roba che avreste. In questa clessidrina piccola piccola di esistenza sareste liberi. E poi in quell'altra sareste schiavi in eterno. Voi non sapete quello che fate quando date retta alla visione solo unilaterale della vita. Quando non date retta al valore trascendente di questa vita, ossia proprio a quello uguale contrario, fate la stessa stupidaggine di uno scienziato che, vedendo una cosa in azione, dice
quella che trascende, che è divina, rispetto a questa non c'è, perché non ha l'idea in tutta la sua scienza di che cosa sia il trascendente, di che cosa sia il divino, l'aspetto divino. L'aspetto divino è l'aspetto di conversione reale sulla propria esistenza. Tu dai importanza al tuo successo, devi dare importanza al successo degli altri. Ecco, vediamo però, una volta che Dio ha creato questo apparente squilibrio tra sé calato in uno solo e sé condiviso da tutto il resto dell'esistenza, se c'è poi una vera possibilità dell'uomo, dello spirito dell'uomo, che si può anche sbagliare, no? Noi abbiamo detto all'inizio che c'era questo padre responsabile, che se il bambino mette le dita nella presa di corrente, non la lascia lì. C'è comunque nei confronti di Dio che lascia la libertà in questo tratto, libertà di spirito. La garanzia che l'uomo non sia vittima di se stesso, c'è o non c'è? Ecco, c'è. Potete stare tranquilli, perché è in atto una partita doppia. Cos'è la partita doppia? Se siete sportivi, per esempio milanisti come sono io, sapete che è imminente l'incontro di qualificazione del Milan per partecipare o no alla Coppa dei Campioni. La prima partita è lì, in trasferta. Sarebbe ingiusto che il Milan gioca in casa altrui, perché chi gioca in casa è favorito. Allora, la partita doppia sono due partite. La prima si gioca in casa dell'avversario, la seconda si gioca in casa propria. E c'è la garanzia che quella sperequazione che esiste tra le due condizioni sia torta di mezzo. Vediamo la partita doppia nel caso di un commercialista che è alle prese con le entrate e le uscite e desidera fare un bilancio perfetto. Su che condizione basa questo suo perfetto bilancio? Su il pareggio tra tutte le entrate e tutte le uscite. Prende tutte quante le entrate e ne calcola il totale. Prende tutte le uscite e ne calcola il totale. Poi dice, questo totale qui deve essere uguale al valore opposto. E comincia a calcolare. Non arriverà a quel totale lì delle uscite. Non ci arriverà. E allora la differenza che cos'è? È il guadagno. Perché non avrà avuto delle uscite che sono bilanciate in modo corretto. Insomma, sulla base dell'uguaglianza è possibile vedere che cosa è rimasto in tasca a te. Con la perfezione. Ma lo ottieni solo se bilanci in modo uguale entrate e uscite. In modo uguale. Le due reali parti della nostra clessidra, le entrate e le uscite, le devi considerare uguali, anche se non sono, perché in quella grande c'è il guadagno che non ti risulterà, ma sull'ipotesi dell'uguaglianza alla fine fissi qual è il tuo guadagno. E facciamolo questo esempio, nell'esempio che io vi ho fatto della clessidra un po' anomala, in cui una delle due parti è piccolissima, un volume piccolissimo, e l'altra ha un volume grandissimo. Siano uguagliati i due volumi. Allora, da una parte vedete che c'è un volume immenso, sono porte in detrazione. L'altra parte, che è il volume piccolissimo delle uscite,
tutto il resto, tutto il volume che c'è in più nella parte di sopra è il guadagno. Il sistema che Dio ha messo in atto è un sistema che dà un guadagno spaventosamente immenso, divino. Se no non sarebbe Dio, no? Dio ti crea attraverso l'uguaglianza un guadagno immenso, proprio basato sul sacrificio di adesso. Come se adesso tu fossi a scuola e sei costretto a farti il mazzo così perché devi imparare. Quello che avrai imparato ti servirà poi eternamente nella tua vita. Più o meno lunga, avrai 5 anni di scuola dell'obbligo, ma dopo la scuola dell'obbligo delle elementari, poi ne avrai altri nelle medie, eccetera, insomma, avrai un certo numero di anni nella scuola dell'obbligo che sono quelli che sono. Il resto nella vita dipende dalla lunghezza reale della tua vita. Ma se vivi 100 anni, cosa sono? 5 delle elementari, più 3 di medie, più 5 più l'università. Cosa sono questa manciata fissa di anni nei confronti del resto della vita? Niente. E così è nella vita reale di adesso rispetto all'altra parte della vita. Che c'è? Perché se voi state vedendo solo questo tratto, l'altro c'è. Azione e azione uguale e contraria, ci sono tutte e due, lo dice la dinamica fisica, lo dice la scienza. Non c'è solo il tratto reale, c'è il tratto reale e il tratto divino o trascendente. Quello che c'è è alla base di questo e non lo vedete. Dite che Dio non c'è, ma invece il tratto divino, quello negativo, è alla base di quello positivo che state vedendo. Ecco, dunque, il bilancio della partita doppia. Ma io ve lo posso esprimere anche in un altro modo, più filosofico. Il metodo perfetto per capire è basato su tesi, antitesi, sintesi. Qual è la tesi? La stiamo avendo adesso. La vita è mortale. Qual è l'antitesi? La vita è immortale. La tesi qual è? Questa vita è libera. L'antitesi, questa vita è schiava. La tesi, vale la pena guadagnare sugli altri. L'antitesi, non vale la pena guadagnare sugli altri. Insomma, ogni volta che uno esprime una tesi, è l'antitesi che te la verifica. Tesi e antitesi sono le condizioni fondamentali per arrivare a una giusta sintesi. Ecco, il paradiso è la sintesi dei due versi della vita, quello reale e quello divino. La sintesi è la presenza in un valore iniziale che poi possa divenire il mondo reale che vediamo ora, perché ti è messo in condizione lo stesso meccanismo per farlo esistere, tu lo fai esistere e ti metti nei panni del prossimo come te stesso e gioisci delle fortune che sono del prossimo, e lo potrai fare. Perché? Perché chi è in te, chi sei tu, è Dio nella croce di te. Chi è il prossimo è Dio nella croce di tutto il prossimo, è sempre Dio. Tu, da Dio singolo, in croce nel limite, sei chiamato a decidere che cosa è giusto e bene per te. Quando ritornerai in Dio, ecco, all'interno di tutta quella base in cui Dio ha distribuito l'esistenza, disegnando tutti i possibili casi umani, personaggi come i tuoi, lì dentro c'è proprio il bene reale che tu avresti voluto per il tuo personaggio e che magari ti sei dispiaciuto perché lo hai visto assegnato agli altri personaggi.
avrai perso il legame fisso che credi tu di avere con il tuo personaggio. Il tuo personaggio è provvisorio, è precario, è una specie di promo, promozionale per capire che cosa sia l'opera di Dio. Una volta che l'hai capita, il tuo personaggio non conta più a nulla, non serve più a nulla. È il prossimo, il tuo futuro prossimo, perché lì dentro c'è la soluzione di tutti i problemi che avrai percepito. Non ho ricchezza, non ho bellezza, non ho grazia, mi manca questo, mi manca questo, mi manca questo. E perché dici che ti manca? Perché lo vedi negli altri. Ebbene, potrai essere il tuo prossimo, perché tu sei Dio nella croce del limite e loro sono Dio che si è distribuito in tutti loro. Di conseguenza sarai infine in una comunione divina e lì dentro ci troverai la soddisfazione ideale cui tendevi ora. In questa sintesi divina di Dio che è una sola cosa con il prossimo. E abbiamo Gesù Cristo che è d'accordo, perché quando chiedono a Gesù per metterlo in castagna, qual è il segreto, il fondamento della fede? Cosa è che conta di più? In primo luogo, ama Dio con tutto te stesso, la tua anima, il tuo cuore. Ma c'è un secondo che è simile al primo, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, sono la stessa cosa. Tu e il tuo prossimo sono la stessa cosa, sono lo stesso Dio calato nel limite della persona oppure distribuito tra tutto l'essere, perché è il Dio dell'essere, è quella possibilità legata all'essere di poter essere uno piccolo o tutto quanto l'essere in una moltitudine immensa. Questo significa la divinità, uscire dal limite e divenire un valore assoluto, che non soffre più del limite della singola persona. Questo è il destino di ogni uomo. Ogni uomo, essendo Dio nella croce, uscirà da questa croce, ma si porterà dietro i suoi sogni, i suoi ideali, quella libertà con cui ha giudicato la sua vita. E giudicandola mancante di questo e di questo che avrebbe voluto perché è l'ideale di giustizia, troverà soddisfatto questo ideale di giustizia. Ma dove? Nella sintesi. Ecco, questo è il terzo esempio che io ho fatto, ma ve ne faccio anche un altro. Quando l'uomo è un po' fatto a modo suo e deve scegliere se essere di destra o di sinistra, avrà una propensione sua a valutare di più la destra della sinistra o la sinistra della destra. Noi uomini lo vediamo, no? In noi stessi c'è una grande quantità di persone che sono portate a usare la destra, una parte più piccola è portata a usare la sinistra, i mancini. Ebbene, tutto ciò sarà equilibrato. Quando uno è squilibrato in questa maniera da valutare di più una cosa dell'altra, per correggere questo errore si gira il tutto. Osservando allo stesso modo vedi tutto il tuo errore. Faccio un esempio proprio chiaro chiaro. Prendete e fatelo anche voi se volete seguire un po' la ragione che io vi dico. Prendete un foglio di carta, poi fate un giudizio, cercate con la vostra capacità di valutare in modo giusto la destra con la sinistra, di fissare un punto, proprio quello centrale di quella larghezza del foglio.
in cima, in alto del foglio, al limite del foglio, segnate lì con una matita, con un pennarello, qual è il punto centrale secondo voi. Quando lo avete fatto, prendete lo stesso foglio, ribaltatelo, giratelo al contrario e poi eseguite la stessa operazione. Sul retro del foglio fissate un'altra volta, secondo voi, qual è il punto centrale. Chiaramente il foglio non deve essere trasparente, cioè non dovete vedere da di dietro che cosa avete scelto davanti. Quando avete fatto questo, prendete il foglio e osservatelo contro luce, in modo da vedere sul retro quello che avete fatto sul davanti. Se siete perfetti, avrete che sia in un caso sia nell'altro avete scelto un punto solo e collimano le due idee, quella vista nel fronte e quella vista nel retro. Se invece siete un po' fatti in modo tale da valutare di più la destra della sinistra, vedrete che quel punto unico è diventato una coppia di punti. Ecco, lì sta il vostro errore. E allora a quel punto che cosa potete fare? Mediare tra i due errori e dire che la verità è nel giusto mezzo e arrivate a vedere le cose come le diceva il Buddha, che la verità sta nel giusto mezzo. Vedete, tutti hanno detto la verità, ma la verità divina è immensa, è irraggiungibile. Se voi ne dite una sola, la verità divina è tutto quello che manca a quella verità lì. L'idea umana di circoscrivere la verità divina in una verità sola che sia scrivibile su un libro, anche se è un testo sacro, e che sia l'unico punto di riferimento, è un errore. L'idea anche di credere che una sola fede sia quella giusta in Dio è un errore anche quello, perché Dio parla in tutti i modi, parla anche attraverso di te che magari lo stai bestemmiando, anche attraverso di te parla Dio, perché ogni uomo è esperienza di Dio e quindi non si affida a Dio soltanto a un testo sacro o a una religione o a un modo di essere dell'uomo, ma a tutto quanto l'insieme. Dio è come un conoscitore di lingue, che le conosca tutte, però tu ne conosci una sola, ma visto che sei relativo a Lui e ci deve essere un dialogo tra te e Lui, è il Dio poliglotta che deve ridursi alla sola lingua che conosci tu. Se è l'italiano, deve parlare in italiano, perché deve capirsi con te. È chi ne sa di più che sempre si deve abbassare a livello di chi ne sa di meno se vuole essere capito. Altrimenti parla per se stesso. È la stessa cosa che vale per me. Me lo sento dire come una colpa da tante persone che mi dicono: Amodeo, parla più semplice perché ci sembra che tu parli solo per te stesso. Chi ti capisce? Chi ti segue? Chi ti fa? Ma io non ho la pretesa di essere chi dia la soluzione totale a tutto. Io compio solo ciò che manca ai patimenti del Cristo nella mia carne. Tutto ciò che manca alla verità del Cristo è che il Cristo non ha detto per intero, per sua affermazione. Non vi ho detto tutto, vi manderò chi ve lo dica. Ecco, io mi intendo dalla parte di chi è stato mandato perché ve la dicesse,
E non è il ripetere pappagallesco di ciò che ha detto già lui. Gesù lo ha detto in modo idealmente perfetto, ideale, perfetto, non ha bisogno di essere ripetuto, ripetuto, ripetuto perché diventi vero. Una verità vale di per sé, non per il numero di persone che la ripetono, la ripetono, la ripetono. Invece l'uomo normale non è capace di affidarsi esclusivamente alla verità, di essere a tu per tu con la verità. Rivela tutta la sua gracilità. E quando tutti gli uomini dicono «Ah, Dio, è una schifezza, non c'è, tutto il resto», si lascia intimorire da quello che ne pensano tutti gli altri. Quando per un movimento chiamato Comunione e Liberazione Don Giussani comincia a dare coraggio ai cristiani affinché si mettano insieme e dichiarino la loro fede con coraggio e comincia a essere uno, due, tre e si crea un luogo in cui tutti sono convinti di Dio e prendono coraggio l'uno dall'altro, ecco si crea un bel movimento, ma è segno solo della incapacità personale di uno solo di essere solo a tu per tu con la verità. Ha bisogno di un campo in cui ci siano tanti che dicono è vero, io qui, io lì, è vero, è vero, è vero. E allora l'uomo, confortato dalla logica del branco, ci sono branchi cattivi e branchi buoni, ma sembra proprio che l'uomo non riesca a fare a meno del branco. E perché? Perché a forza di dividi e comanda, oggi l'uomo è stato spezzettato in una quantità di pezzetti del suo io che è come un diamante che ha una quantità enorme di facce. E brancola nel buio! E il diamante si gira e gli mostra la faccia giusta per lui. Ne arriva un altro, il diamante si gira e a quell'altro mostra la faccia giusta per lui. Insomma, non c'è la libertà del diamante di essere se stesso. Diventa opportunista perché si gira nei confronti dell'altro. Voi dite, ma così fa Dio? Perché dovendo esserci un dialogo, allora tu che hai tutto te stesso ti devi girare in modo da essere giusto per dialogare con lui. Sì, è vero, ma in questo modo di essere voi dimostrate anche nei confronti della verità di non avere la vostra verità, ma quella. E arrivate a dimostrare a uno che è italiano e ha fede che Dio parla solo in italiano. Perché? Perché con te parla in italiano. Dio deve affermare di avere tutte le sue facce, tutte le sue ragioni, tutte, non una sola che vada d'accordo con ciascuno. Dio deve andare d'accordo con tutti. È vero, quando parla con te, scende e mostra a te la sua faccia, ma tu non devi credere che quello sia un rapporto privilegiato, in modo tale che come si comunica a te vale solo così. No, poiché a ciascuno Dio parla a modo suo, devi arrivare a capire che Dio sta parlando a tutti. Di conseguenza, devi arrivare a capire che se tu hai un linguaggio, Dio è poliglotta. Dio non è condizionato da nessun linguaggio, li usa tutti. Non usa solo il linguaggio della Bibbia, non usa solo il linguaggio del Corano, non usa solo il linguaggio del Kama Sutra o cosa volete. Altro che io vi porti in esempio o dei
riti che esistono di qui o di lì. È sempre Dio che nei confronti delle civiltà si presenta in modo che quelle civiltà lo possano capire. Ma una volta che ciò si sia capito, bisogna arrivare a svincolare Dio dal modo con il quale si è presentato a te. Perché se non lo farai ora, stai tranquillo che lo farai dopo, quando ribaltata tutta la condizione, risulterà tutto l'errore che tu hai fatto valutando una parte rispetto all'altra. Il Dio di giustizia ha messo le cose in un modo tale che ogni anima è libera, ma sarà messa in condizione di riscontrare la sua libertà mettendosi una volta nei panni di chi dà e una volta nei panni di chi riceve. E tra il dare e il ricevere, tra le entrate e le uscite, sarà fatta questa vera opera di un perfetto bilancio che permetterà in un modo scrupolosamente esatto a ciascuno di capire che cosa è la sua giustizia quando è tolto di mezzo il modo unilaterale di vedere le cose, quando diventa bilaterale, quando diventa tale da vedere la ragione reale, ma anche quella divina, solo allora entri nel regno dei cieli. Però per arrivare devi scendere dall'alto, perché lo spirito sta scendendo dall'alto. L'alto per noi è lo zero, che in questo mondo sembra che non sia nulla, ma lo zero è la condizione in cui tutto esiste in potenza. È quel punto unico del sistema di assi cartesiani in cui c'è l'unità di Dio. Dopo quel punto si divide l'unità di Dio in tre direzioni. Ognuna non ha nulla a che fare con l'altra, come l'asse X, l'asse Y e l'asse 0, che sono uguali, sì, come assi, ma distinti dalla direzione. C'è un solo punto che li accomuna tutti, è l'origine. È quando Dio è ancora esistente, in potenza di essere poi diviso. Ecco, in questo punto noi torneremo, e quando saremo ritornati nella verità dell'esistenza bilaterale, che è lo zero ottenuto da più uno e meno uno, quando saremo ritornati in questo punto, domineremo tutto il quadro e scenderemo là dove vorremmo essere scesi già ora. Proprio in quel valore ideale che tu giudichi vale e che non ritrovi in te. Ma abbiate, non vi dico fede, abbiate la capacità di seguire le ragioni che io vi ho detto e arriverete a capire che Dio, ossia il sistema assoluto nel quale noi siamo, è un Dio di giustizia, è un Dio di sommo equilibrio, per cui ritorneremo in questo equilibrio in cui ora ci sentiamo squilibrati. L'equilibrio è generale, visto nel piccolo momento è sempre apparente come uno squilibrio che cerca di raggiungere l'equilibrio, ma il sistema unitario è dato da tutto il sistema e noi, ognuno di noi, è tutto il Dio creatore di questo sistema che è sceso in una parte sola per vedere come si viva in una parte sola all'interno del disegno che tu, Dio, hai creato. E Dio si mette in ogni possibile essere a godersi l'opera sua. Ecco, abbiate fede stavolta, perché
se Dio si è messo in te, non si è messo per andare all'inferno, si è messo per superare la croce in te, allo stesso modo di come te lo ha esemplificato nel figlio prediletto Gesù Cristo, che è il campione. Cosa significa campione? L'esempio limpido di ciò che c'è nel resto, ossia in te, in me, in ciascun uomo. Dio è il campione come un metro campione sta lì da un canto, ma è il campione di ogni altro metro. È a questo punto che Gesù Cristo vale e bisogna usarlo, bisogna servirsene, accettare che questo campione limpido ci lavi i piedi. Sembra che si abbassi, ma non si abbassa per servirci umilmente, si abbassa perché Gesù Cristo è Dio e noi siamo un Dio in croce che necessita del servizio del Figlio, quello prediletto, affinché il Dio che è in ciascuno di noi sia puro, perché in ciascuno di noi Dio è calato in un essere impuro. Ecco, quando l'uomo capirà una cosa del genere, non sarà più condizionato dalle religioni che esistono oggi. Arriverà a capire che quello che ha detto Gesù, ponendo l'uomo come figlio di Dio, è una roba che non esiste in nessun'altra religione. In tutte le religioni c'è il creatore e poi una mandria di creature che sono una specie di sudditi. Invece, nell'ideale di Gesù, creatore e creazione sono la stessa cosa, sono la stessa sostanza. E l'uomo fatto a immagine e somiglianza del creatore non è altro che il creatore che entra nella creatura con se stesso, ma nel limite del personaggio assunto. Allora, quando si arriva a capire che ogni uomo è figlio di Dio, ossia consustanziale a Dio, perché è Dio nella persona, si scavalcano tutti gli altri modelli di una religione come la vedete oggi nel mondo, perché è questa la verità e su questa verità potete scommetterci, non ci piove, perché lo state vedendo, è la ragione trascendente che lo dimostra vero. Non esiste l'aspetto reale se l'aspetto divino non entra a metterlo in un unitario equilibrio. Di conseguenza, l'uomo che crede di essere solo senza Dio è solo un uomo che non riflette, ma quando si accorgerà che Dio gli ribalta la vita dopo la morte e farà quell'esperienza della conversione che oggi è soltanto un incitamento, convertiti, allora vedrà che laddove non è arrivato lui, quando era libero nella sua anima di sceglierlo, lo porta Dio a convertirsi di fatto nella potenza divina di prendere tutta la sua vita e girargliela sotto sopra come quel foglio di carta. Ecco, adesso valuta in modo uguale e contrario la tua stessa vita, e se l'uomo non ci è arrivato di sua volontà, ci sarà portato da Dio. Nessun uomo è abbandonato, perché se Dio lo avesse abbandonato, avrebbe abbandonato se stesso, perché ogni uomo animato è animato solo dall'animatore supremo che è Dio. Ogni uomo animato è animato solo da quest'altra parte qui. Insomma, la ragione conferma in modo ideale e perfetto quel criterio che già gli uomini seguono, della partita doppia tra l'entrata e
riuscite tra il bene e il male, tra due modi di vedere, uguali e distinti, che sono quello reale